Sarebbe un errore rifinanziare il reddito di cittadinanza e tagliare le pensioni. Quindi se non vuoi chiamarla quota 100 e vuoi chiamarla con un altro nome, va bene, l'importante è che dal 1° gennaio non ci siano scalini, scaloni, riavvicinamenti della Fornero, venga garantito il diritto alla pensione dopo una vita di lavoro ai lavoratori precoci, alle donne, ai lavoratori usuranti, ai dipendenti delle piccole e medie imprese. Se si vuole fare un discorso sul comparto pubblico, che in alcuni casi è sguarnito di personale, facciamolo, però leggere di 3, 4, 5 anni di scaloni dal 2022 in avanti non è assolutamente utile a un paese che si sta rialzando. Quindi, finita la parentesi giudiziaria, noi stiamo lavorando sulla manovra economica, chiederemo al governo che gli 8 miliardi di taglio di tasse diventino anche di più, a partire dai più colpiti dal Covid, quindi partite IVA, autonomi, liberi professionisti, precari, artigiani, commercianti e quindi i privati. Chiederemo di innalzare il tetto della flat tax fino a un fatturato di 100.000 euro. Chiederemo che l'ecobonus del 110%, che è stato rinnovato per tutto il 2023 per i condomini e le città, venga esteso anche ai paesi, ai piccoli comuni e alle unità singole. Siamo sulla buona strada, i dati economici sono positivi.